Cari amici tanzarini, benvenuti in questo nuovo Tanz Live. Oggi è il 6 novembre e questa sera suona al palco 19 di Asti con grandissima e immensa gioia. Ovviamente non vado vestita così, soltanto che ho un vestitino un po' leggero e quindi per stare in casa, insomma, prima della mia partenza non volevo raffreddarmi, quindi ho messo il mio felpone. Allora, come state? Stasera penso che sarà una serata un po' difficile perché è il ritorno dopo Halloween, quindi la gente è stata fuori tutto lo scorso weekend. Ieri sono stata a Brescia, tra le tante, vi devo anche raccontare questa cosa. E quindi sarà una serata un po' difficile, non lo so, vediamo, insomma, non è detto. Il weekend di Halloween è stato molto, molto bello perché c'era un sacco di proprio la voglia di ballare, di divertirsi e di dimenticarsi, insomma, di quello che abbiamo vissuto. Invece stasera, essendo il weekend successivo, insomma, non lo so, non lo so. Comunque, lo vedremo strada facendo, insomma. Vi dicevo che ieri sono stata a Brescia, sono andata al cinema e pensate che non ci andavo da un sacco di anni. L'ultimo film che ho visto era ancora quando abitavo in provincia di Como e avevo visto In e Out, il film, sapete, quello della Walt Disney, molto carino, molto bello, mi era piaciuto tanto. E poi non ho avuto modo di andare al cinema poi successivamente, anche perché non sono un'assidua e accanita frequentatrice del cinema. Però ovviamente sapete che io, sapete, il mio amore incondizionato per Pedro Almodóvar ed è uscito, come sapete, con un nuovo film, lo davano in questi giorni, così sono andata a vederlo. Non tornavo al cinema di Brescia da un sacco di tempo, ma da tantissimi tantissimi anni. E è strano, no? Si entra e c'è quell'odore dolciastro, sapete, di popcorn che proprio ti resta addosso. Cioè, se ci penso, riesco ancora ad immaginare il profumo e l'odore del cinema. E quindi siamo andati a vedere questo nuovo film che si chiama Madres Paralelas, Madri Parallele, una storia molto particolare, non eccessivamente originale o strana, abbastanza, cioè non che sia normale quello che è accaduto, però insomma non è una trama super stranissima, ecco, diciamo così, però molto bello. Io i colori che usa Almodóvar nei film li adoro, adoro come imposta i film, la sequenza delle scene, la fotografia, gli attori che sceglie, che sono tutti bravissimi e mi è piaciuto tanto. Come sempre, Pedro non delude mai. Questa mattina ho fatto una storia su Instagram, dove si vedeva leggermente un cambiamento che ho fatto qui in casa e subito in 10.000 mi avete scritto: "Ah, oh, facci vedere come hai messo, come hai fatto, come hai gestito lo spazio dei vinili." Più che altro ho fatto delle migliorie sulla gestione dello spazio e secondo me è più bello. Magari a dicembre, che sarà anche tutto addobbato per Natale, vi faccio un home tour e vi faccio vedere un po' come ho sistemato in maniera definitiva qui. Pensate, abito qui tipo da 3 anni e sto finendo di sistemare in modo definitivo adesso, perché come vi ho detto tante volte, qui è un posto dove mi sento di restare, che mi piace e quindi lo sto sistemando al meglio. Vi faccio vedere due cose. Dai, venite con me. Volevo farvi vedere quello che sto ascoltando in questi giorni. Questo album che stavo cercando mi è stato regalato da Marco Dell'Acqua e Michele Iurillo Marcone, 2 giorni fa. E sto ascoltando l'album, praticamente è uscito anche in vinile. Io lo desideravo tantissimo, me l'hanno regalato. E adesso è quello che sto ascoltando, diciamo, in questi giorni, insieme ad altri, ma questo qua mi piace parecchio. E praticamente qua ho fatto, vabbè, questo mixer qui. E vi ho scritto anche su Instagram, io lo volevo cambiare, lo volevo bianco, cioè non che lo volessi cambiare perché questo qua va alla perfezione, però è nero e magari lo tengo su in studio. Ne volevo uno bianco che stava un po' meglio, no? Col contesto della casa, però lo stesso, anzi il 350, quindi quello che è uscito dopo, perché sapete che la Pioneer prima fa uscire il 400, poi il 350, costa ancora una barcata di soldi nonostante sia un mixer vecchio e quindi ci voglio pensare bene perché è solo uno sfizio di colore. Qua abbiamo Ettorino che dorme e qua ho spostato queste cose
E qui c'è il mio grammofono e i dischi li ho posizionati, una parte dei dischi di questa casa li ho posizionati qui e mi piace tantissimo. Mi piace moltissimo questa nuova sistemazione della casa, trovo che ci sia più luce, più spazio e soprattutto non vedo l'ora di fare l'albero di Natale. E voilà, mi sono vestita e cambiata. Allora volevo farvi vedere il look. Questo qua è un vestitino con sopra questa camicia leopardata e i miei super comodissimi anfibi con e rigorosamente le calze spaiate, una di un tipo, una di un altro, anche se non sembra perché sono simili. Dai, non fare l'offeso. Dai, Ettore, torno in giornata. Non dormi neanche da solo. Pronti a caricare la console perché mi voglio portare avanti per il mirror e quindi carichiamo la console. Abbiamo appena mangiato una pizza, ma non ve la faccio vedere perché era veramente oscena, la pizza peggiore che io abbia mai mangiato in vita mia, completamente insipida. E adesso carichiamo le cose e poi partiamo per il palco 19. Non vedo l'ora, non vedo l'ora di vedere tutti i ragazzi della Tanz Family, vedo l'ora di essere là. Siamo arrivati al palco 19, ci sono 0 gradi, entriamo. Ciao Elena! Dov'è? Tutto bene? Sì, la sempre. Ah, sempre, ok. Tutto bene? Accomodatevi. Grazie, buonasera. Venite pure. Grazie. Buonasera, ciao. Questo era il vecchio teatro di Asti? No, ma funziona ancora come teatro. Ah sì? Sì. Solo un po' di luce. Poi me la faccio accendere. Grazie. Sì, adesso ti porto il console. Grazie. Ok, il palco è in tendenza. Sono i camerini e i bagni del Parco 19. Questo sta di cinema. Sì. Allora, c'è un unico problema, io giustamente salopetto, quindi adesso mi devo denudare per andare a Floppy. Aspettiamo, stiamo facendo il giro per tutto il teatro, da sotto è bellissimo. E come ha detto lei, ragazzi?
Vai. Grazie. Sì. Siamo in quattro noi. Grazie. Non ci scusate. Buonanotte. Sono intera. Qui. Siamo noi con le voci mezze, vabbè. Abbiamo ancora più voce buona. Però, ci siamo. Delle voci un po' andate, però ci siamo. Com'è? Freddo. Sì, è freddo. Dopo 2 anni e mezzo, mica, voglio poi dire a lui che sono boh. Sì. Abbiamo, avete ricominciato da atti, per me è stato sì, sì. Che bello. Presentiamo Marco Giuffrida, detto Freddy, che l'avete sentito sicuramente nel fast track, perché è un richiedente di canzoni. Esatto. Sì. Poi abbiamo ovviamente l'uomo di casa, il montechiarese d'Oc, il dottore Baudengo, che ha fatto gli onori di casa. E poi abbiamo l'amico vinilico, il DJ Thor, che lo conoscete perché è quello che mi manda i dischi, che ogni tanto parliamo di dischi, che ogni tanto ci sono tutte le problematiche legate. Esatto. Vi siete divertiti? Sì, moltissimo. Vogliamo fare il beef prima possibile. Sì, ma io l'ho detto a lui, dopo stasera posso morire felice. È vero. Mi piace meno. Ma... Dopo il disco La Pasta ha detto va bene così. Posso morire completamente contentissimo. Bene ragazzi, noi andiamo che abbiamo un po' di strada. Sì. Grazie per essere venuti, mi ha fatto un sacco piacere vedervi. Anche a me. Vi mando un bacio. Devo fare una foto al volo. Dobbiamo fare la foto al volo, sono qua apposta. Il mio montechiarese d'oro regalo, poi dopo apro a casa e capisco. Anche le pergamene bellissime, quello là è da quadro. Cioè, i tuoi gatti ce l'hanno ancora per 2 anni e sono 2 anni sono a posto con i cocchini. Dopo ti mando la foto di com'è la loro dispensa. Ma mi immagino, ce la avranno per anni. Grazie. Hanno la scelta. Mi ha fatto piacere vederti. Dai. Doppiamente. No, però va bene perché ti vieni spesso in Piemonte, quindi dicevo Freddy, siamo fortunati. Sì, questo è vero, Sono casinato con le partite. Sì. Infatti c'è tipo poco che si lamenta, vedo mannaggia, voi siete sempre vicini, devo sempre fare una paccata di chilometri. Sì. Grazie a Dio sì. Purtroppo. Poi ci organizziamo per le prossime date, poi il 31 12, ho già letto sul sito. Sì. Domenica 7 novembre voglio farvi vedere i regali che come sempre ho ricevuto. E questo me l'ha regalato Gianluca Rebaudengo. E guardate che bello, sono praticamente dei profumi dell'Erbolario, che io adoro questa marca, in una scatola meravigliosa. Mi piacerebbe riuscire a trasmettervi il profumo di rosa che c'è in questa scatola, bellissima, quindi Gianluca grazie veramente di cuore. Ettore e Vittoria come sempre hanno rimediato dei regali anche loro, questi sono da parte di Gianluca Rebaudengo che me li aveva lasciati ancora la scorsa settimana, ma non ce l'avevo fatta a portarli a casa, quindi Elena me li ha riportati. In più Elena Saretti mi ha regalato sempre per Ettore e Vittoria questi croccantini che secondo me sono molto interessanti perché sono tipo un po' umido, un po' secco. E poi ovviamente anche queste specie di liquid che però sono in gelli e che i miei gatti, come potete vedere, hanno voluto sfondarsene 2 già subito. A me invece ha regalato questo bellissimo completo di lingerie stupendo. Questo qua è proprio rosa tans ed è a dir poco meraviglioso. E l'ho provato, sta veramente di incanto. Quindi Ele, grazie di cuore, ma non ha finito, perché lei mi inizia e qua mi ha fatto i pancake fatti in casa. Guardate che belli, adesso me ne sfondo subito uno. E non solo, uova delle cocò di Pagno e l'insalata, la mia preferita, già lavata. Questo è tutto per il video di oggi ragazzi, anche se sono ancora in pigiama, io vi ringrazio per avermi guardata, spero tanto che vi abbia tenuto compagnia, come sempre vi invito a iscrivervi, come sempre vi invito a seguirmi su Instagram dove ogni giorno quotidianamente posto dei nuovi contenuti e iscrivervi alla mia bellissima Tanz Family su Telegram. Io vi saluto, vi mando un grosso bacione, vi ringrazio tantissimo, ci vediamo la prossima volta, ciao!